Questa è la casa di me, Marco, una normale casa come tutte, che però oggi è stata presa di mira da un alieno che ce la vuole distruggere. Proprio per questo la nostra missione di oggi sarà quella di proteggerla ai massimi livelli e impedire che l'alieno la distrugga. Però prima di partire vi ricordo di lasciare un bellissimo like e se avete voglia pure di premere il pulsantino bianco qua sotto, che non costa nulla. Ma detto questo, andiamo a proteggerla. Marco, finalmente abbiamo finito la nostra nuova casa. Guarda qua che gioiellino che è uscito fuori. Dopo tutto questo tempo direi che ha voglia, se è venuto da una bella casa. Beh, ce n'è voluto di tempo, ce n'è voluto. Anche se però ti devo trovare da dire su una cosa. Io ti avevo dato un compito, ovvero quello di arredare tutto il giardino, e tu l'hai fatto? No! Lo stavo andando a fare adesso, scusami, Zex. Sì, Marco? Cosa? Guarda il cielo. Ma? Questa roba! Marco, ti ricordi l'evento di cui ti ho parlato, che ci stavano invadendo gli alieni? Sì, ma dici che proprio adesso? Sì, e penso che ce l'abbia con la nostra casa. Zex, dobbiamo mettere a riparo la nostra casa. Non voglio che si distrugga. Sì, ci conviene muoverci anche. Bene, allora Marco, oggi abbiamo una missione importantissima. Quell'alieno vuole attaccarci, quindi noi dobbiamo proteggere ad ogni costo la nostra casa. Va bene, certo, ci mancherebbe, direi, no? Allora, te hai già qualche idea per caso di come poterla proteggere? Allora, sto pensando un attimo. Intanto, forse ossidiana, bedrock, roba del genere, che sono dei minerali durissimi. Allora, io andrei a sostituire, sai cosa? Tutta la nostra recinzione con l'erba l'andrei a sostituire direttamente in bedrock. In bedrock, quindi vogliamo usare la bedrock? Io direi proprio di sì. Va bene, va bene. Allora, guarda così, ok, tu occupati delle pareti, falle tutte belle in bedrock. Ok, allora ci penso io alle pareti, vai tranquillo. Ok, nel frattempo io mi occupo di creare un mega lago di lava attorno alla nostra casa, quindi... Ecco, bravo, sì. bravo. Occhio a non far bruciare le cose, eh. Tranquillo, sono un esperto in questo. Va bene, mi fido di te. Quindi magari faccio da qua, tipo a due blocchi di distanza dalla nostra casa. Quindi così fino a questo punto qua. Le pareti le ho sostituite. Perfetto, io ora ho appena finito di mettere il fossato, quindi ora lo devo solo approfondire. Ah, cioè abbassare. E Marco, nel frattempo tu potresti iniziare a piazzare la lava, sai? Ok, dove vuoi che la piazzo? Tutta attorno, deve essere proprio pieno zeppo. Va bene, nessun problema. Allora io direi che qua ora devo solo fare un ultimo ritocco, quindi tipo una roba del genere. Aspetta. Facciamo tipo così. E infine faccio un bello slash stack 40 verso il basso. Oh, guarda qua che bel craterino. Bello. Tu occupati di fillare il tutto con la lava. Va benissimo, nessun problema. Ok, perfetto, filla tutto esattamente così. Bravo Marco. Beh, ci penso io, non ti preoccupare di Jackson. Allora, nel frattempo dobbiamo già ragionare alla prossima trappola. Direi, cosa vuoi fare te come prossima trappola? Cosa voglio fare? Fammi pensare. Mentre metto la lava ci penso un attimo, perché dobbiamo fare delle trappole molto intelligenti, eh? Perché alla fine sono alieni, quindi potrebbero essere molto più evoluti di noi. Esattamente. Allora, Zex, non stavo mettendo la lava e ho pensato, che ne pensi di mettere tipo dei laser? Oh, mi piace come idea. Quindi sì, andata per i laser, Marco. Allora, qua tu finisci di fare tutti i fossati e io ora vado direttamente a preparare i laser. Ok, va benissimo. Ok, quindi Marco, adesso passo ai laser e li circonderei principalmente solo la nostra casa centrale di laser. Va bene, Jackson, fai pure. Io sto ancora finendo di mettere la lava. Ok, quindi partirei tipo da qua fino a seguire questa linea, arrivare dall'altro del lato della casa tipo qua, magari più indietro tipo qua, e piazzare tutti i laser. Marco, guarda qua che parete bellissima di laser. Dove sei? Venga a vedere, fa vedere. Vai davanti alla casa e guarda qua. Mio Dio, perfetta. Penso che quest'alieno non avrà una bella sensazione quando verrà dentro casa nostra. È perfetta, Jackson, non potevi fare di meglio. Grazie. E beh, alla fine non vuoi che mi venga distrutta la casa il giorno stesso in cui è stata finita di costruire, sai? Esatto, mi pare giusto. Jackson, se vuoi sapere una novità, ho messo la lava in tutti i lati. Perfetto, io guarda, ho letteralmente appena finito di piazzare i laser. Perfetto. E beh, Marco, a questo punto direi che questo alieno, a meno che non sappia volare, non penso che entrerà dentro casa nostra. Ah, non c'entrerà, vai tranquillo. Bene, ma a questo punto, Marco, io direi di piazzare un po' di telecamere, perché naturalmente dobbiamo sapere se qualcuno si avvicina alla nostra base. Che ne pensi? È ovvio, certo. Quindi magari ne andrei a piazzare una, se l'alieno non se la prende direttamente nella sua astronave. Ok, no, Marco, sono stato quasi laserato, sparato da ogni tipo di maniera. Quindi sto lontano dalla sua base. Bravo, in caso mettiamolo in casa. Sì, no, io le sto piazzando in ogni
all'angolo, letteralmente ovunque, per avere copertura a 360 gradi. Ma vuoi che ti do una mano a mettere le telecamere? Dimmi tu. Guarda, io ti do un altro compito. Il tuo compito in questo momento è creare un secondo fossato. Ok, quindi più avanti della lava? Molto più basso, sì, no, letteralmente appena dopo i laser, costituito da acqua falsa. Va bene, ok, perfetto. Ok, io nel frattempo mi occupo di piazzare qualche mina, di fare un campo minato per il nostro caro e amato alieno. Marco, fidati che qua non potrà mai più passare questo alieno. Sto piazzando così tante mine che a meno che non sappia volare. Marco, è piovuta della misteriosa pila di terra. Ci sta facendo la cacca addosso, mi sa, sai? Fermalo in qualche modo. Come? Se appena mi sono avvicinato mi stava per arrivare un razzo in bocca. Questo è un problema, è veramente un problema, te lo posso dire? Sì, il fatto che pure ci umilia mi fa ancora peggio. Tranquillo, ci penseremo noi, tanto in casa nostra non potrà entrare. Sì, è ovvio che non può entrare. Cioè, guarda qua quante mine ho piazzato. Cioè, vorrei vedere chi riesce a entrare con tutte queste mine. Marco, visto che hai iniziato a piazzare l'acqua, io direi di far vedere ai nostri cari ragazzi cosa succede se qualcuno ci va dentro. Vai bro. Beh ragazzi, se qualcuno andrà qua dentro, quello che succederà è esattamente che inizierà a prendere danno come se fosse in dell'acido. Esatto. E quella pecora è nel punto più sicuro della casa. Comunque Marco, direi che le mine sono abbastanza, ma non basta ancora il livello di sicurezza. Quindi magari andrei a mettere pure delle staccionate elettrificate, sai? Va bene, qual è il problema? Benissimo. Quindi magari le mettiamo appena attorno alla zona dove hai messo l'acqua. Andiamo a mettere delle staccionate piene di elettricità, in modo che si prenda anche una bella scossa questo alieno. Marco, e anche le staccionate elettrificate sono state piazzate. Penso che a questo punto non so neanche io come possa passare da questa mega base. Ma secondo me non passa proprio, cioè la cosa è diversa, non riuscirà mai. In effetti c'hai ragione anche te. Ma guarda, io giusto perché voglio andare sul sicuro piazzerei anche qualche torretta qua e là. Vai, fai pure. Marco, io sto chiudendo pure da dove di solito usciremo con la macchina, perché non voglio rischiare. Va benissimo. Fai pure. Oh Marco, ma guarda qua che belline le nostre torrette, pronte ad attaccare chiunque si avvicini. Ma secondo me avranno proprio paura solo a vedere la nostra base. Sì, ma è palese. Ma cioè io non mi avvicinerei a una base del genere. Ma io me nella vita proprio. Allora però adesso piazzerei pure dei pistoni, giustamente, perché dobbiamo farci un ingresso naturalmente rinforzato, direi. Ovvio, è ovvio. Quindi Marco, direi che una bella porta in nederite è perfetta. Va benissimo, io teoricamente dovrei aver finito. Ok, io sto finendo la porta. Perfetto, guarda qua la porta come sta venendo per benino. Bella, okay, nederite, mi piace. Ora magari qua facciamo un meccanismo che passa sotto. E qua ci mettiamo la nostra bellissima leva. Quindi Marco, ora abbiamo un passaggio per entrare e uscire dalla casa. Ma cos'altro metteresti te, sinceramente Marco? Allora, ma dici verso l'entrata qui? Dobbiamo proteggere di più questa base, non pensi? Secondo me potrebbe ancora riuscire a passare. Intanto io alzerei la bedrock, che ne pensi? Dici di alzare? Però ci sono le torrette. Ma sì, le torrette si possono anche andarsene, secondo me. La bedrock ha la priorità. Come vuoi tu, oppure possiamo alzare anche sui lati e la parte al davanti la lasciamo come, non lo so. Ma sai cosa potremmo fare? Lasciare giusto uno spazio per le torrette. Vero, anche. Quindi, dai su, lasciamo giusto uno spazio per le torrette. Allora Marco, le pareti a questo punto direi che saranno impenetrabili, secondo me, dici? Erano impenetrabili prima, Jackson, immagino adesso. Ah, secondo me quest'alieno prende e se ne torna direttamente a casa dalla mammina. Ma secondo me non viene proprio qui, fidati. Se proprio viene, scappa immediatamente. Pure secondo me. Ok, beh, Marco, ora direi che ci siamo messi molto, ma molto bene. Marco, ma che ne dici se rinforziamo anche le finestre di casa nostra? Va bene, certo. Ma con del vetro, con cosa le vuoi rinforzare? Con le reinforced iron bars. Ma qua come vengono belle fortificate. Bene, Marco, direi che ora abbiamo rinforzato per benino ogni zona della nostra casa, ma ora giustamente è giunta l'ora di rinforzarci noi stessi, Marco. Certo, come vogliamo rinforzarci? Hai un'idea già? Ha voglia che ho già un'idea. Guarda, ti regalo una piccola armatura. Fammi vedere, piccola. Quindi piccola cosa vuol dire? Oh, guarda qua che gioiellino. Piccola, questa si chiama piccola armatura? Sì, piccolina, alla fine cosa vuoi che sia? Colore è bellissimo. È proprio bello, ma non è finita qua, Marco, perché ovviamente abbiamo pure le nostre spade. Bro,
Che vuol dire le vostre spade? Le nostre spade? Guarda qua che bellina. Ma quanto è grande. O preferisci questa che è più per te? Esatto, rossa mi piace di più. Ma un'armatura rossa non c'è? Ti dico, io mi prendo questa qua. Ma l'armatura rossa per me non esiste? No, non c'è, anzi. Però se la spadina gialla non dà tanto senso di potenza. Quindi Marco, io mi prendo questa qua. Mamma mia. Oh, la mia mi piace un botto, davvero bella bella bella. Ma guarda Marco, oggi mangiamo pure bene. Guarda che bel pesce cotto che ho per te. Oh, pesce cotto? Ah, Marco, ma ora ti do le tue ultime armi. Diciamola così, vieni qua. Vai, fammi allora, vedere. Allora, prenditi questo e questo qua. Che cos'è? Ah, questo è uno scudo, vero? Sì, ok. Oh, sì che è uno scudo. E poi qua abbiamo un bellissimo arco. Ma? Mi piace. Confermato. Bene Marco, vado giusto a mettere una cosa in casa. Sia mai che ci potrebbe servire. Bene Marco, quello che dovevo preparare l'ho preparato. Quindi Marco, io ho paura che adesso sta per arrivare. Sei sicuro? Quindi provo ad avvicinarmi e vedere come reagisce. Vai, 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 stai attento Jackson. Oh no Marco, Marco, è arrabbiatissimo. Marco, 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 non dovevo avvicinarmi. Marco, non dovevo avvicinarmi. Mannaggia a te Jackson. L'ho fatto arrabbiare, Marco, e non poco. Prepara le difese. Oh no Marco. Jackson, Marco, dove sei? È fuori, è qua fuori Marco. Fuori dove? Fuori casa, è già qua. No, ma quanto è grande. Quel coso non va mica giù così, mi sa. Ma cos'è il suo rumore? Marco, ci vado di ascia io. Marco, ho boccato la bedrock questo. Marco, attacca, Marco, attacca. Marco, c'è dietro, strutto casa. Ricorriamo alle maniere forti. Bene, Marco, qua dentro ho riservato una cosa per noi in caso di emergenza. Ti muovi, ti muovi, ti muovi. 24, prendi, andiamo di armi pesanti. Che armi hai preparato? Fammi vedere. Guarda lì dentro. 24. E ora facciamogli capire chi comanda qua dentro. E ora come la vogliamo mettere? Marco, stai lontano che fa un sacco di rumore. Ora voglio proprio vedere. Spara, Marco, fuoco! Aspetta! Oh mio... Spara! Marco, Marco, fortissimo! Marco, attacca! Spara! Oh mio... Ho pure distrutto tutta la casa! Fallo fuori! Non deve uscire vivo da qua! Marco, sto per morire! Marco, ma ti rendi conto che qua sta rotto la bedrock? Marco, Marco, lo so per... Dai, spara, Marco! Marco, vai, spara! Non deve sopravvivere a sto giro! Dai, che gli manca poco! Ha fatto... Morto, morto, morto! Scappa! Oddio! Oddio! È scoppiato! Oh, questa è esperienza? Ma... Marco? Cos'è sta roba? Non ne ho idea. Posso volare? Ma come no? Voglio provarlo anch'io. No, ora posso volare. No, no, Jackson, Marco, ti sparo. Però non per dire, ma la nostra casa? Oh, ma tu ti rendi conto che... Guarda, abbiamo riparato tutto quanto. Guarda cosa ci ha combinato. Bro, ma non per dire, ma questo è riuscito a spaccare la bedrock come se nulla fosse. Sto vedendo. Oh mio Dio. Vabbè, almeno la sua spada e la sua falce. Io me ne vado con le mie ali, ciao. Non ci credo, Jackson. Me la pagherai, maledetto uccello.